Ciao ragazzi, bentornati e soprattutto benvenuti qui nel mio canale. Vi ringrazio innanzitutto perché la settimana scorsa siete stati in tanti che vi siete iscritti al canale e questo logicamente non può farmi altro che piacere. E poi continuano le richieste da parte vostra per fare dei video dedicati alla Renault Captur. Questa settimana per esempio ho avuto la richiesta se potevo far vedere come funzionava l'app My Renault. In realtà è solo un'app e quindi non ci sono molte cose da dire, però sinceramente io ho anche qualche problemino con quest'app. Per esempio mi viene scritto tutto in francese, la cosa non è normale, poi mi dice che io devo fare il tagliando, urgentemente mi devo recare in officina Renault, ma in realtà io il tagliando l'ho già fatto ad agosto, quindi anche questa non è una cosa normale. E poi mi è stato chiesto se io ho anche il problema con gli indicatori di direzione, o meglio, capita delle volte che uno aziona l'indicatore di direzione e non si sente appunto il suono dell'indicatore. E effettivamente anche a me capita ogni tanto, non so darmi una spiegazione valida, so solo che dopo che ho spento la vettura e poi riaccesa funziona tutto regolarmente, però ogni tanto mi capita appunto che non si sente il volume dell'indicatore. L'unica cosa che posso far vedere è come attivare e disattivare il suono, ma sinceramente non so darmi una spiegazione valida del perché non funziona. Andiamo a vedere tutte queste cose. Allora, apriamo l'app My Renault. Allora, apriamo l'app. È già da un po' di giorni che non la apro, quindi può essere che si sia aggiornata, ma mi pare di no. Allora, come potete vedere qua in cima ci sono alcune voci, come per esempio veicolo e manutenzione, contratti. Allora, quello che mi interessa a me appunto è la manutenzione. Allora, se io vado a premere manutenzione, ragazzi, potete vedere che qua c'è scritto appena possibile. Io non riesco proprio a capacitarmi di questa cosa perché io, come vi ho detto, la manutenzione programmata l'ho fatta il mese di agosto. Tra l'altro il mese di agosto io ho portato sì la macchina a fare il tagliando, ma è stato soltanto un controllo del filtro dell'abitacolo. In realtà non so se è stato pulito o se è stato letteralmente sostituito, comunque non saprei dirvelo. Nell'applicazione mi diceva che devo fare appunto soltanto quello, l'ho portata in concessionaria, ma come potete vedere dall'applicazione mi dice che devo recarmi in concessionaria il prima possibile. Poi, proseguendo sotto, potete vedere che c'è scritto calendario di manutenzione. Se io vado a premerlo mi dice appunto che cos'è che dovrei fare di manutenzione. Allora, appena possibile l'abbiamo visto e, se devo dirvi la verità, sono già andato dal concessionario per chiedere informazioni, ma poi vi dico che cosa mi hanno detto. Poi, se voi procedete sotto, vi dice le manutenzioni programmate quali sono. Per esempio, ad agosto del 2024 io devo portare l'auto per di nuovo il filtro dell'abitacolo, l'olio motore e poi revisione B, ma come voi potete ben notare, non so se riuscite a vedere, è tutto quanto scritto in francese e questo mi disturba un po', perché comunque mi piacerebbe avere un'app che mi scriva in italiano. Poi, proseguendo, possiamo vedere altre manutenzioni settembre del 2024, che mi dice appunto che devo fare una verifica sul sistema del GPL. E poi ottobre del 2004 revisione A, controllo di nuovo filtro abitacolo, agosto del 2025, novembre 2025, luglio 2026. Un'altra cosa molto strana e che mi preoccupa un po' è che mi dice che devo portare la macchina a agosto del 2024 e poi mi dice di nuovo settembre del 2024 e ottobre. Cioè, sinceramente trovo assurdo che siano organizzati così i tagliandi, la manutenzione ordinaria. Non è che posso portare la macchina ad agosto, a settembre e a ottobre. Allora, io qualche giorno fa sono passato in concessionaria e ho chiesto spiegazioni del perché continua a dirmi l'applicazione che io devo portare la vettura a fare il primo tagliando, quando in realtà io l'ho già fatto.
E in concessionaria mi hanno detto che teoricamente dovrei mandare una mail a dire il problema per far aggiornare l'applicazione, cioè sono cose che uno non dovrebbe neanche vedere, quindi dovrei fare finta di niente e non preoccuparmi più di tanto. Anche perché quando io sono andato a fare questa manutenzione del filtro dell'abitacolo non mi è stata neanche data una fattura, anche perché comunque io non ho speso niente, perché è già tutto compreso per quanto riguarda i tagliandi. Però io non avevo niente a dimostrare che ero già andato, comunque loro hanno tutto segnato e mi è stato detto comunque di non preoccuparmi, che tanto loro hanno tutto registrato sul computer e non devo farci caso. Se proprio mi dava fastidio questa cosa qua, devo contattare tramite mail che mi hanno dato loro la Renault e dirgli di aggiornare l'app. Sinceramente non lo faccio perché non mi interessa, cioè ci mancherebbe ancora che io mando una mail per dire che la mia app non è aggiornata, di aggiornare il tagliando che ho fatto e via dicendo. Un'altra cosa che comunque mi dà fastidio è, come avete potuto vedere ragazzi, è che è tutto scritto in francese. Anche questo io ho domandato al concessionario e sinceramente loro non hanno saputo darmi una risposta valida, ma hanno detto: dal momento che tu mandi la mail per aggiornare l'app e digli che hai fatto tagliando, di anche che è tutto scritto in francese, magari loro mettono a posto la cosa. Ecco, sinceramente, come vi ho detto prima, non lo faccio perché non mi interessa, però non trovo assolutamente normale una cosa del genere. Poi andiamo ancora a vedere altre cose che dice l'app, ma in realtà non è che sono cose molto importanti. Poi spesso e volentieri l'app si blocca perché se io vado qua sotto oppure vado direttamente qua sopra dalla freccia per tornare indietro nel menu, l'app si pianta, praticamente non va né avanti né indietro, mi lascia soltanto questa pagina. E anche se vado a premere i tasti qua sotto, per esempio veicolo, l'app non fa niente, quindi per riutilizzarla teoricamente io devo riuscire e devo di nuovo riaprirla, il che non è normale. Allora, una volta tornati sopra l'app, ragazzi, potete vedere che c'è scritto veicolo e qua vi dice come utilizzare il veicolo, allora uso del veicolo, informazioni del veicolo oppure rivendita del veicolo. Allora, in questo caso uso del veicolo, se noi andiamo a premere, ci sono solo dei consigli. E c'è allora innanzitutto il libretto di istruzioni, poi ci sono i consigli di guida, e il cambio di marcia, pressione pneumatici e via dicendo. Cioè, in parole povere, se voi non andate ad aprire il libretto di uso e manutenzione, potete trovare alcune informazioni utili qui sull'app. Però quello che consiglio io sempre, se non avete modo di capire una cosa e trovate difficoltà, andate a leggervi il libretto di istruzioni, che non è difficilissimo, è molto più completo. È vero, perderete un attimino di tempo, però se cercate delle cose lì dentro troverete tutto quello che vi occorre. Poi altre cose utili ragazzi dell'app, non è che ce ne sono tantissime. Allora, se voi andate qua sotto trovate alcune informazioni, appunto veicolo, mappa, assistenza, store. Allora, sullo store, se voi andate a premere store, troverete poi delle cose interessanti che potete poi magari aggiungere in un secondo momento alla vostra vettura. Andiamo a vedere insieme. Allora, premiamo il tasto store. Una volta aperto, ragazzi, vi si presentano alcune immagini. Allora, delle cose interessanti io le ho trovate qua sotto dove c'è scritto appunto accessori. Allora, voi andate qui e premete il tasto scopri. Allora, e qua logicamente vi dice accessori per il tuo veicolo. Poi qui sotto potete fare anche una ricerca più approfondita di quello che voi cercate. Comunque qua vi dà alcune cose già di serie. E come potete vedere ci sono diversi oggetti da acquistare, e tutti secondo le vostre esigenze. Hanno certo dei prezzi un po' carucci, ma almeno sono tutti accessori originali Renault. Come potete vedere ci sono diverse pagine, adesso proseguiamo già all'ultima, alla quinta, e andiamo avanti e troverete altri accessori, sia per quanto riguarda accessori interni che esterni, tappetini e via dicendo, bulloni per le ruote e tante altre cose. È vero che siamo sul sito della Renault, è vero che acquistiamo prodotti originali, quindi garantiti da Renault,
Però è anche vero che se vogliamo acquistare qualcosa per la nostra vettura, tipo dei tappetini di gomma o altri accessori, ci sono i prodotti aftermarket che sono comunque validi e si spende qualcosina in meno. Quindi, ragazzi, quando voi andrete a fare degli acquisti per la vostra vettura, se volete acquistare qualche gadget, se volete potete andare qua sull'applicazione e ordinarli alla Renault, logicamente pagandogli qualcosetta in più. Oppure andate su Aftermarket, oppure potete andare semplicemente su Amazon e troverete tutto quello che vi occorre. Dipende soltanto da voi che cosa volete fare. Se volete essere più tranquilli, avere una qualità migliore, certificata da Renault, oppure affidarvi. Ai negozi online. Bene, per quanto riguarda l'app, non ci sono molte cose da dire. Comunque, se voi dovete poi acquistare la Captur o la Clio o qualsiasi altro veicolo Renault, prima di acquistarlo, ragazzi, io vi consiglio di scaricare già l'app. Lì potete vedere poi, quando voi avrete fatto l'ordine, i tempi di consegna dell'auto. Allora, c'è scritto innanzitutto, adesso se mi ricordo bene, quando io ho acquistato la vettura mi dava già il numero di telaio all'inizio subito. Poi, col passare dei mesi, mi dice l'auto è in costruzione, l'auto è inviata al centro di smistamento e l'auto è arrivata al concessionario. Sono diversi passaggi. Non dovete avere fretta, perché io mi ricordo quando ho ordinato la vettura a marzo dello scorso anno, io fino al mese di fine giugno, inizio luglio, sull'app non vedevo ancora assolutamente niente e mi chiedevo appunto se l'auto era già in costruzione o meno. Anche se comunque mi avevano detto che la vettura era in consegna prevista per la fine di agosto. Devo dire che per questo sono stati puntualissimi. Io l'anno scorso, l'ultimo giorno di agosto, avevo la vettura a casa, per quello non mi posso lamentare. E avevano detto all'incirca 5-6 mesi e così è stato. Quindi l'app, per quanto riguarda questo tipo di informazioni, è abbastanza affidabile. Comunque non perdetevi d'animo se per i primi mesi non vedete niente di scritto, ma è normalissimo così. Ma adesso andiamo a vedere appunto quello che vi dicevo prima, come abbassare il volume degli indicatori di direzione. È vero, ogni tanto comunque gli indicatori, o meglio il segnale acustico degli indicatori, non funziona bene. Non si sente. La prima volta che mi è capitato, ho sicuramente pensato, ho abbassato il volume dell'indicatore di direzione, non me ne sono reso conto, lo vado a rialzare. Ma quando effettivamente poi sono andato sul menu e ho visto che il volume era in modalità o medio alto, adesso non ricordo bene, mi sono preoccupato, perché ho detto: cavolo, c'è qualcosa che non funziona. E questo mi è successo quando io rientravo dal lavoro. Una volta che poi ho messo la macchina in garage, l'ho spenta, ho provato a farla ripartire e magicamente il volume dell'indicatore di direzione funzionava benissimo. Quindi ho dedotto che sia, non lo so da che cosa possa essere, ma mi è già capitato altre volte. Come potete vedere, ragazzi, qua abbiamo diversi menu: assistenza alla guida, assistenza al parcheggio, il multisense e la configurazione auto. Io premo configurazione auto. Come prima cosa vi dice appunto il volume sonoro dell'indicatore di svolta. Allora, adesso è posizionato su alto, ma io lo metto basso. Allora, azioniamo l'indicatore di direzione. Adesso vado a posizionarlo sul medio. Si sente qualcosina in più e adesso lo posiziono su alto. E devo dire che si sente normalmente. Proviamo anche con le quattro frecce. Mi dispiace solo che oggi non ci sia questo problema, perché ci tenevo a farvelo vedere. Comunque, sicuramente a tanti di voi è già capitato che non si sente il volume dell'indicatore di direzione. Adesso io non so se dipende da qualche aggiornamento di Renault. È un anno che ho la vettura e mi è capitato all'incirca 3 o 4 volte. Ho pensato che può essere dovuto al fatto che magari ci sono degli aggiornamenti in corso, quindi quando c'è l'aggiornamento può essere che non funzioni. Trovo strano, però è così e non saprei darmi una motivazione valida. Comunque avete visto come si fa ad abbassare e ad alzare il volume dell'indicatore di direzione.
Allora, cosa abbiamo visto, ragazzi? Abbiamo visto come si fa ad alzare ed abbassare il volume dell'indicatore di direzione. Abbiamo visto alcune cose utili, se così vogliamo chiamarle, dell'applicazione Mareno, anche se la mia non funziona poi proprio così correttamente. E detto ciò, ragazzi, vi dico anche che questo mini video è finito. Continuo a ringraziarvi e vi chiedo gentilmente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Piccoli gesti per voi, ma cose importanti per me, perché mi danno la possibilità di caricare ancora dei contenuti sul canale. Io, ragazzi, vi saluto per questa settimana. Ci vediamo poi domenica prossima con un nuovo video. Ne approfitto per ringraziarvi e augurarvi una buona giornata. Ciao Fiei e ciao Fie.